Ciao ragazze, ciao ragazzi, come sapete mi sono trasferita nella mia casetta nuova in Olanda e finalmente il mio studio è pronto e posso farvelo vedere. Non vi farò vedere, scusatemi se sto parlando strano, ma a volte mi capita con l'Invisalign, a volte no, non ho ben capito da che cosa dipenda. Comunque non vi farò vedere soltanto il mio nuovo studio, ma vi farò vedere praticamente tutto il terzo piano della mia casa nuova in Olanda, perché c'è anche una zona all'esterno del mio studio che ho comunque arredato e quindi considero il mio studio. Praticamente, cioè considero la mia zona lavoro tutto l'ultimo piano della mia casa, quindi vi faccio vedere tutto quanto. Sono molto contenta ed emozionata di farvi vedere finalmente il mio studio e poi dopo che ho fatto appunto il tour della cabina armadio, delle due cabine armadio qualche giorno fa e oggi il tour del mio studio, il prossimo tour sarà assolutamente il tour della casa completo. Ma visto che nel mio studio c'è tutta la make-up collection, ci sono un sacco di cosine dai brand, un sacco di cosine interessanti, è giusto dedicargli un video. Come al solito, prima di lasciarvi il video, vi ricordo di mettere like al video se vi è piaciuto, mi raccomando, e poi iscrivetevi al canale e attivate la campanella qua sotto se ancora non l'avete fatto. Quindi let's go, vi faccio vedere tutto quanto. Ok, qui ci sono le scale che portano appunto al terzo piano della mia nuova casetta in Olanda. Saliamo qui, adesso vi faccio vedere. Dietro di me c'è la finestra e questa è la vista. Davanti a me, dietro ci sono le scale, davanti a me c'è la porta del mio studio, ma qui a destra ho creato questo piccolo angolino. Vi ricordate, vi avevo fatto vedere questo spazio, non sapevo bene come organizzarlo, in molti mi avete consigliato di prendere appunto una poltroncina, un tavolino e fare appunto creare uno spazio qui. Sto pensando in realtà di prendere un'altra poltroncina o forse un puff dello stesso colore e poi volevo metterci anche una abat-jour, solo che non c'è la presa di corrente, quindi quello non ho potuto farlo. Però datemi magari qualche altro consiglio, ragazzi, su questa zona. Sto pensando anche di prendere tipo un quadro qui e appendere qualche quadro carino appunto. I quadri sono una cosa che ancora devo sistemare, vi dicevo che siamo al 95%, quindi consigliatemi un po'. Però per adesso questa zona mi piace moltissimo, questa poltrona in velluto rosa la adoro e l'ho presa su Maison du Monde, è meravigliosa. E poi qui ho un tavolino con il top effetto marmo in gold, anche questo vassoio è molto carino e ho preso anche sì, sia il tavolino che questo vassoio li ho presi su Maison du Monde. Quindi questo è l'angolino. Dietro di me, vi ricordate, c'è la lavatrice, l'asciugatrice e tutta la zona lavanderia che io ho diviso con questo come si chiama, paravento, anche questo di Maison du Monde, e mi piace moltissimo perché appunto ci sono queste palme dorate che rimandano appunto al tavolino e alle cosine lì, ai dettagli dorati. Poi appunto qui c'è la porta del mio studio che andiamo subito ad aprire. E questo, ragazzi, è il mio nuovo studio. Vi faccio una panoramica veloce, come dico sempre io. Eccola qua. Qui ho aggiunto, come potete vedere, un'altra libreria che queste sono le Billy di Ikea, che uso anche come scarpiere, tra l'altro al piano di sotto, come avete visto nella cabina armadio, e questo appunto l'ho aggiunto, non c'era nella mia casa in Italia perché non ci stava, per fortuna ho potuto diciamo guadagnare un po' di spazio. E poi insomma qui c'è il divano. Lo studio, il mio studio tra l'altro è l'unica zona di tutta la casa, è l'unica stanza di tutta la casa che ha mobili che avevo anche in Italia, cioè che avete già visto, tutto il resto sono nuovi. E qui c'è invece la mia zona filming e qui c'è la porta, così riuscite forse ad ambientarvi un pochino meglio, lo sapete che io voglio farvi sentire a casa. Quindi allora, questa è la zona filming, anche se in realtà non mi piace tantissimo l'illuminazione perché cambia molto spesso a causa della finestra, quindi o devo chiudere completamente tutto
e registrare solo con le luci, oppure se voglio usare la luce naturale devo per forza spostare in qualche modo e magari mettermi di fronte a questa finestra con la luce che mi arriva da entrambe le parti, perché appunto qui c'è la finestra sia da una che dall'altra parte. Soffermiamoci appunto un attimo qui sulla zona lavoro, qui ci sono tutti i cavi, non so bene come sistemarli, consigliatemi anche qui. Lì c'è c'è praticamente, come si chiama, il sottotetto, c'è un sacco di spazio storage, quindi anche questo è molto utile. Poi qui, come potete vedere, ci sono le mie luci, qui vi faccio vedere anche la vista, praticamente vedo il cielo quando registro ed è meraviglioso. Queste sono le luci che uso quando appunto non utilizzo la luce naturale. Non mi piacciono gli ombrellini, mi trovo molto meglio con le luci così. Ho gli ombrellini ma non li uso, e perché me lo chiedete sempre, quindi le punto proprio direttamente. Poi qui c'è la videocamera, questa è una Reflex EOS 700D, ma voglio prendere il modello nuovo, che in realtà sono tanti modelli passati nel frattempo, anche se in realtà è ancora ottima, questa videocamera l'ho presa, cosa saranno, 5 anni fa, ma appunto voglio fare un upgrade, però questa è quella che sto utilizzando in questo momento. Qui c'è il treppiedi, e poi allora questo invece è il treppiedi per l'iPhone che ho appena acquistato, devo ancora utilizzare ragazzi. Quindi però finalmente, così non appoggerò più il cellulare nei posti più scomodi, così cade sempre. E poi qui c'è il mio computer, il cellulare con la nuova cover, con la batteria che è fantastica, che mi ha regalato Chiara. Poi qui ci sono alcune cosine, vabbè, qui c'è un power bank con il mio nome. Poi ci sono gli AirPods, e questo invece è un adattatore per collegare la memory card delle mie videocamere. E poi questo invece è l'adattatore per collegare l'USB al mio MacBook Pro, ma devo comprare quello Apple perché questo è veramente disastrato, ragazzi, vi faccio vedere, ma è veramente, cioè, dopo un anno che lo uso si è praticamente, non so se si riesce a vedere molto bene, ma si è praticamente tutto rotto e aperto. Poi qui sulla scrivania, vabbè, c'è la mia bottiglietta d'acqua, ovviamente rigorosamente rosa come tutto potrete notare. Ormai non vi meraviglierete più, immagino. Qui c'è questo vassoio in marmo, ragazzi, che è pesantissimo ma anche bellissimo. Qui ci sono alcune cosine che avevo preso, ma non chiedetemi dove, onestamente, penso anche queste su Maison du Monde. Poi là dietro invece sembra che ci sia un disordine pazzesco, in realtà questi sono tutti i pacchetti che mi sono arrivati in questo periodo e che devo aprire con voi in un vlog, ragazzi, perché mi avete chiesto in tanti di farlo in un vlog, quindi in uno dei prossimi vlog ci sarà un unboxing enorme. Ecco, questi sono tutti i pacchetti che però dopo l'unboxing spariranno, quindi se c'è casino è soltanto per quello, lo sapete che io ci tengo molto all'ordine. Poi questa invece è la mia scrivania, è molto comoda perché ci sta un sacco di roba nei due spazi laterali e nel cassetto, e questa l'ho presa da IKEA. E poi ho questa poltroncina che invece ho preso su Maison du Monde. Qui ci sono i miei nuovi arrivi Chanel che vi farò vedere in un video haul molto molto presto, perché sto aspettando che mi arrivi un'altra cosina che ho ordinato, non vedo l'ora, e poi vi farò il video haul assolutamente, quindi questa adesso la lasciamo qui. E poi, allora sì, qui c'è la lampada che avevo anche in Italia, la conoscete appunto, tutti i mobili del mio studio sono rimasti uguali, solo del mio studio, tutto il resto è cambiato nella casa, e questa per adesso l'ho messa qua, anche se non mi convince in realtà tantissimissimo. Comunque il divano lo conoscete, il mio studio funge anche da stanza per gli ospiti, anche molto grande in realtà, spero si possa capire, ma è tipo il doppio del mio studio che avevo in Italia. E questo è appunto un divano letto che si apre, e adesso appunto che ho ospiti, ci dormono i miei ospiti, la mia amica Sandra con il suo fidanzato, ma appunto è molto molto comodo perché oltre ad essere molto carino, e anche questo l'ho preso da IKEA, non costa neanche tanto, è super comodo perché appunto si può aprire ed è e diventa un letto matrimoniale. Allora qui ragazzi c'è la mia scritta Dream, la conoscete questa, e volevo naturalmente appenderla sopra al divano perché secondo me ci sta molto molto bene tipo così, ok, anche se queste prese di corrente non sono bellissime, però volevo metterla centrale sopra il divano. Fatto sta che è impossibile praticamente fare buchi su questo muro, e io non ho il trapano, e con il martello del chiodo è impossibile, quindi dovrò comprare un trapano e poi appena sarò in grado di appendere questa scritta. Questi invece li ho appesi con quegli sticker, ma
quella lì non voglio perché altrimenti si vedono, e perché dietro c'è appunto tutto un coso di plastica che tiene sul quadro. Questi due invece sono riuscita appunto ad appenderli. Questo è il mio quadro glitterato dorato Follow Your Dreams, e poi naturalmente Believe, anche questo tutto dorato come il mio tattoo. Lo sapete che Believe è appunto un po' uno stile di vita per me, quindi sono contenta di essere riuscita almeno questi due quadretti. Ah no, un altro quadro ho appeso, anche questo, ma anche qui devo appendere altra roba, ragazzi. Questo dei 100.000 follower su YouTube. Aspettiamo di arrivare al milione, di avere la targa più grande. Poi andiamo a vedere più nel dettaglio tutta questa parte che è strapiena di roba, ragazzi. Allora, sono tutte cosine che bene o male già avete visto nella mia casa vecchia, ma ho cambiato la disposizione. Tipo, vedete, qui ci sono le mie fatine, non sapevo dove metterle, qui sono molto più al sicuro. E poi qui ci sono i miei smalti Dior, altre fatine che ha sistemato De Melza per me, tra l'altro. Qui ci sono diverse pubblicazioni in cui ci sono anch'io, però voglio ritagliarle, magari farci un quadretto, non lo so. Qui ci sono le mie coroncine di Benefit, un sacco di rossetti, questi se non sbaglio si sono Smashbox, altre cosine per le nail art. Qua sopra c'è un pacchetto di Dior che mi era arrivato con i Dior Rouge, i rossetti. Qui ci sono tre mini jewel candle molto carine. Qui c'è la box con tutti i miei rossetti L'Oreal e Balmain, se so pronunciarlo, forse L'Oreal e Balmain. Poi qui ci sono i pattini di Too Faced rosa glitterati che adoro, adoro troppo. E questo invece è lo zainetto dell'evento di Benefit quando sono stata alle Maldive per il lancio del Bad Girl Bang. Qui c'è la bambolina di Chiara Ferragni, ve la ricordate, ve l'avevo fatta vedere in un video. Due candele jewel candle, questa in realtà era uno dei prototipi prima che realizzassi la mia Fairy Tale, e questo è praticamente il profumo della Fairy Tale, ma stavo testando, provando, e mi è rimasto questo prototipo, che però ovviamente ha lo stesso profumo della mia Fairy Tale, anche se un po' più bruttino perché mancano tutte le etichette, eccetera. Hello Kitty della collaborazione MAC, altre cosine di Benefit, anche questo è di Benefit, della Bracada Brow. E qui invece c'è il Black Book of Bronzers di Too Faced, con tutti i bronzer. Qua sopra queste cosine le avevo in corridoio nella casa in Italia, e qui invece ho messo tutti i souvenir dei vari viaggi, di alcuni dei viaggi che ho fatto. Poi questa invece ve l'avevo già fatta vedere, è una figata perché è una di quelle macchinine tipo del Luna Park con cui vai a prelevare praticamente i vari premi. Ci sono tutti i mini size di Benefit, adoro. E qui ci sono altre cosine, altri package, cioè altri kit di Benefit, e poi i miei gattini di Toon che adoro, con cui Denver ha collaborato, se vi ricordate. Poi qua sopra c'è la locandina del mio kit sopracciglia top con Benefit. Qui ci sono altre cosine, questo l'ho preso su eBay secoli fa, adoro questo specchio di Too Faced, sto cercando di farvi vedere più cosine possibile nel minor tempo possibile, quindi se sarà un po' overwhelming scusatemi. Un'altra tazza molto bella di Benefit e altre cosine, questo era di NYX quando invece ho fatto l'incontro con loro e sono personalizzati. Da quest'altra parte c'è la mia specchiera che conoscete molto bene, più o meno la sistemazione è simile a come era in Italia, ho aggiunto più pennelli, li ho messi tutti qua, prima erano un po' sparsi, e poi ho aggiunto anche questi due porta rossetti che ho trovato su Amazon con alcuni dei miei rossetti preferiti, in modo da averli semplici da raggiungere qui. E poi vabbè, qui ci sono alcuni altri prodottini It Cosmetics, il mio All Nighter che adoro di Urban Decay, alcuni kit Benefit, questo è di Dior, quello con i rossetti che avete visto nel video con mio papà, e poi altri prodottini. Poi invece da questa parte, allora qui c'è la piastra che è ancora calda perché l'ho usata poco fa, da questa parte invece, allora lì c'è la luce che devo assolutamente cambiare perché c'è ancora quella
orribile con il pallone da calcio, ragazzi, solo che mi serve un trapano per poter metterci quella nuova, e quindi per adesso c'è ancora questo orribile, facciamo finta che non esista, perché l'altra appunto è già lì pronta. Comunque qui c'è quest'altro mobiletto che è strapieno di prodotti, ragazzi, stanno esplodendo. Qui ci sono un sacco di mini size di Benefit, un quadretto con le fatine che io adoro, e poi qui c'è quest'altro mobiletto che avevo anche a Trieste, dove ci sono, diciamo, praticamente sì, i trucchi che uso di più e che mi piace avere easily reachable. Poi da questa parte ci sono i miei Alex, ne ho già comprato un altro che metterò qui, ok, devo solo montarlo. Per adesso appunto ci sono questi tre che stanno esplodendo, questo al centro è strapieno di prodotti che devo ancora utilizzare, che sono ancora chiusi, e quindi ci vorrà un po' di tempo perché io riesca ad usare tutto quanto. Qui ci sono tutti i prodotti make up, gli ultimi arrivi che voglio testare con voi, ragazzi, è una cosa veramente, una corsa contro il tempo, è impossibile. Qui ce ne sono altri e qui ce ne sono altri ancora. Questi due ai lati invece hanno prodotti make up, andiamo a vederli velocemente perché poi la sistemazione è la stessa di quello che era in Italia. Allora, si sarà spostato un po' tutto nel trasloco. Comunque qui ci sono fondotinta, correttori e ciprie. Blush. Non lo so nemmeno. Qui ci sono terre e alcuni compact. Qui ci sono illuminanti. Qui ci sono prodotti per sopracciglia e solo prodotti per sopracciglia, mi sembra di capire. E poi qua sotto ci sono un sacco di palette che stanno scappando, un sacco di palette, è strapieno, veramente strapieno. E poi qua sotto ci sono invece i rossetti, e qua sotto ce ne sono altri, e ci sono anche i rossetti matitone ed alcuni gloss. Da quest'altra parte ci sono altri ombretti mono. Qui ce ne sono altri ombretti mono, e qui invece ci sono alcune palettine. Tra l'altro mi chiedete sempre dove ho preso questi divisori, ragazzi. Questi li ho presi da Ikea secoli fa, quindi non so se li fanno ancora, comunque da Ikea nella sezione cucina. E poi qui ci sono matite, eyeliner e altri eyeliner. Qui ci sono invece ombretti in crema, matite labbra, rido perché manco io so cos'ho, e glitter e base, questo dovrebbe andare qui, e qui ci sono invece primer per gli occhi. Poi qui ci sono altre palette, però un po' più piccoline rispetto all'altro cassetto, anche qui un po' un casino. Facciamo finta di non aver visto. Altre cosine che devo testare assieme a voi che mi sono arrivate di recente. E poi altre cosine che devo testare assieme a voi che mi sono arrivate di recente. Tantissime. Questo è il cassetto dei capelli. E qui anche questo è un cassetto dei capelli. Quindi solo spazzole, piastre e roba del genere, ragazzi. Poi invece qua sopra ai mobiletti, non vedo l'ora di mettere l'altro così avrò anche più spazio. Qua sopra ci sono, allora c'è un altro, un'altra locandina del mio sopracciglia top con Benefit. Qui c'è il mio kit sopracciglia top con Benefit. Qui ci sono alcune altre cosine tutte rosa glitterate, mi piaceva il fatto di avere tutto rosa glitterato. Questa è una pochettina di Too Faced, e poi questa invece è la palette di Lancôme con Chiara Ferragni. Questa alcuni pensavano fosse un cavallo a dondolo nell'altro video, in realtà è una pignatta, è un unicorno, e andrebbe rotta con questa mazza da baseball, entrambi firmati Too Faced, per andare a recuperare i prodotti che c'erano all'interno, ma che io ho già recuperato comodamente aprendo la porticina, così non ho dovuto rompere la mia bellissima pignatta perché ci tengo. E poi guardate la criniera di questo, si vede? Sì, ecco la criniera di questo unicorno, ragazzi, tutta colorata e meravigliosa. Questa è la Vice Vault
e una box con tutti i rossetti Urban Decay della linea Vice, è meravigliosa, e qui ce n'è un'altra con tutti i rossetti di Make Up For Ever. Qua dietro invece ci sono i miei rossetti, alcuni dei miei rossetti MAC, Paint Pot di MAC e Lip Glass, Plush Glass e altri Luster Glass, non mi ricordo i nomi, e altri gloss di MAC. Questo praticamente tutto MAC. E poi c'è questo che in realtà è un porta cupcake da cucina, ma io ci ho messo gli smalti, sopra ci sono quelli Chanel, eccoli qua, e sotto sono un po' un mix Givenchy, Essie, Diego Dalla Palma, e questo è stato un regalo di The Mills con il gattino, e appunto altri smalti mixati. E questo è quanto, direi, ragazzi, per il mio studio, per il mio nuovo studio. Naturalmente, ragazzi, fatemi sapere se avete dei consigli per il mio nuovo studio. Lo sapete, mi sono appena trasferita, quindi mi sto sistemando. Spero comunque davvero che vi piaccia, e promesso che il prossimo tour sarà proprio l'home tour completo, arredato, con tutti i miei mobili nuovi che voi non avete ancora visto. Quindi spero che vi sia piaciuto questo video, mia family. Io vi mando un bacio grandissimo. Venite qua che vi abbraccio forte, 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 forte. E noi ci vediamo domani alle 17:30 come al solito, puntualissimi, con un nuovo video. Bacio grande. Ciao.